Professore, salve. Siamo salve. Qui, lei ha presentato il suo libro all'auditorium qui a Roma, ma vorremmo parlare, vorremmo affrontare un minimo di scenario politico. Le due potenze PD e PDL non avevano potuto prevedere l'arrivo dirompente di una terza potenza. Sì, sono potenze per modo di dire, cioè sono potenze che, per parafrasare un po' il mio libro, sono potenze che non possono più contenere e tenere alcunché, sembrerebbe. Potenze che non ce la fanno più ad orientare, a dirigere, e la cui legittimità e autorevolezza decade di giorno in giorno, e questo pone problemi drammatici di tenuta del nostro paese, anche sotto il profilo economico, sociale, economico. Quindi sono un piccolo laboratorio, sta accadendo in Italia, sempre per andare dal sacro al profanissimo, ma un piccolo laboratorio della crisi in atto un po' in tutto l'Occidente, almeno di potenze in grado davvero di governare, di reggere, di tenere lo Stato, per dirla con Machiavelli. Grillo ha completamente sostituito l'impeto, la l'onda che aveva lanciato la Lega. Non come no, zona, non parliamo, c'entra, ma come forza di rinnovamento. No, non c'entra assolutamente nulla. La Lega aveva una sua strategia, un suo radicamento territoriale, una sua rappresentatività specifica. Grillo invece è puro movimento d'opinione, pura rete. Non c'entra assolutamente nulla con la Lega, sarebbe sbagliato qualsiasi paragone con la Lega. La Lega tiene, e Grillo bisogna vedere se appunto ce la farà poi a trasformare questa energia in qualcosa di che trovi un ubicon system, che si consolidi anche organizzativamente. Dipenderà molto anche da cosa fanno gli altri, perché se gli altri continuano a portargli voti, ovviamente. Un po' problema di capacità di rinnovarsi dei due. Di rinnovarsi, ma anche di rinnovarsi certamente, ma anche poi ormai di sfaldamento strategico, ideologico, mancanza di contenuti. Laura Boldrini è stata nominata alla presidenza della Camera, è un coup de foudre di Bersani? No, un buon segnale, certamente dovevano, avendo deciso di non far convergere i voti sul grillino, non potevano far altro che... nominare uno dell'apparato sarebbe stato, va bene tutto, ma insomma sarebbe stato forse esagerato. Devono stare un pochettino attenti, quindi se mettono delle persone a queste alte cariche dovranno metterle per forza con delle caratteristiche molto, molto, molto nuove. Dopo la carica di sindaco lei si è un po' defilato dalla politica? Osservo, commento, osservo, cerco di dire... Tra noi possiamo dirlo, tra l'altro in testimonianza diretta, la nostra intervista su internet continua a essere vista nonostante siano passati un paio d'anni come minimo. E quindi la gente la cerca, oggi era pieno. Forse sarebbe il caso di riimpegnarsi. Ma io mi sto impegnando a scrivere libri, a pensare, cosa che ho fatto molto poco durante... l'attività di sindaco e non sarei mai capace di fare il grillino, chiaramente, di mettermi semplicemente a protestare, eccetera, né ho l'età per farlo e non ho proprio ormai capacità di intendermi con le forze politiche attuali, proprio non mi sembrano degli alieni, non capisco assolutamente ormai più nulla di cosa dicono, di cosa fanno, di come la pensano, quindi non posso altro che osservare e cercare di dire la mia se me ne è dato occasione, e poi fare finalmente il mio lavoro con maggiore serietà. Lascio libero perché deve andare. Sì. L'ultima domanda, uno dei gravi problemi irrisolti di Venezia, che è rimasto ancora tale, è il passaggio delle grandi navi nel canale. Lei aveva un'idea specifica a suo tempo? Era evidente, ha tolto quel traffico, ma soltanto che il Comune di Venezia non ha nessuna autorità sul bacino di San Marco. Infatti. Quindi il Comune di Venezia non può decidere, è lo Stato, la magistratura dello Stato e l'approvveditorato al porto che può decidere
di eliminare quel traffico certamente dannosissimo, a prescindere da possibili incidenti. Non è la pericolosità, dannosissimo comunque, perché scavi canali, perché crea correnti che distruggono le fondamenta, quindi è un danno ora, non c'è bisogno di attendere che ci vada, che vada addosso a Palazzo Ducale. Quindi è una un referendum, totale ignavia. Un grillino ha lanciato un referendum. È che lo facciano, soltanto che queste cose qui, sa, quel referendum in Italia, ne sappiamo qualcosa di che fine hanno fatto il referendum in Italia. La lasciamo, ringraziamo Massimo. Grazie.